Sono arrivati con delle bandane rosse in testa, ero il solo maschio a casa e hanno detto ai miei genitori che dovevano portarmi via altrimenti mi avrebbero decapitato. A me hanno chiesto di seguirli nella foresta, in una bacinella c'erano delle teste tagliate, hanno intriso di sangue un fazzoletto e me lo hanno stretto in testa. Lucusa e Kalombo, 15 e 13 anni, rapiti dalle milizie congolesi per diventare combattenti con promesse di gloria e soldi. Oggi è la giornata internazionale dei bambini soldato, indetta dall'UNICEF. Come Lucusa e Kalombo ce ne sono decine di migliaia in tutto il Centro Africa, alcuni reclutati con la forza dagli eserciti o dai gruppi ribelli, altri arruolati per fuggire dalla povertà o per vendicare le violenze subite dalle loro famiglie. Anche le bambine vengono rapite e prese per darle in moglie ai combattenti, un eufemismo che invece cela storie di prigionia e stupri ripetuti. L'UNICEF quest'anno punta il dito contro il Sud Sudan, dove a seguito della guerra civile sono stati usati come combattenti 19.000 minorenni. Migliaia di bambini costretti a combattere sono derubati della loro infanzia, twitta oggi Papa Francesco, fermiamo questo crimine abominevole. Molti di loro vengono salvati, ma tornare ad una vita normale è quasi impossibile.